Ciao ragazzi, qua ZW Jackson, bentornati con la nostra carriera allenatore con il Salford. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare e a salutare i nuovi abbonati di livello 3, quindi i nuovi veri fan. Un saluto a Guido Ganzo 99, a Pietro Ragni, a Calabro Pasquale, a Nico Formica e ad Alexander Bajinski. Spero di averlo pronunciato bene. Vi ricordo che vicino al tasto iscriviti c'è anche il tasto per abbonarvi e cliccandoci capirete appunto i tre vantaggi diversi per i nuovi abbonamenti. Comunque, ragazzi miei, quest'oggi, a parte la nazionale, perché siamo qui per queste due partite amichevoli che simulerò. Quindi, ragazzi, fatemi un applauso perché lo so che non le volete vedere le partite amichevoli con la nazionale. E soprattutto in questo periodo dove comunque iniziamo a vincere un pochino più di partite, a giocare la Champions. Ragazzi, nemmeno io le voglio giocare. Quindi facciamoci tutti un applauso perché. Lo so che mi avreste odiato se avessi fatto un episodio solo con la Germania, l'Islanda e appunto il Norwich. Però sarebbe stato figo giocare contro la Germania, ma vabbè. Speriamo di beccarla in semifinale al mondiale. Allora, ragazzi, niente, andiamo a simulare queste partite con la Nacional. Vediamo un po' comunque quanto facciamo. Sono due amichevoli, quindi poco ci importa. Poi abbiamo il Norwich e poi abbiamo la Champions League. Uno pari. Gol di Moise Kean al primo minuto, loro pareggiano con Eggestein, che in carriera allenatore, ragazzi, è un buon giocatore. Di solito tipo lo trovo sempre alla Roma quando faccio le carriere, comunque simulo, le rebuilding, eccetera, eccetera. Sempre alla Roma quel pazzo, veramente, non so cosa cavolo ci faccia, sempre alla Roma e segna anche ogni tanto. Insomma, non è male. Comunque, dai, un bel pareggino contro la Germania. Vediamo contro l'Islanda. Siamo in casa. Cerchiamo di vincere perché sennò, ragazzi, la vedo dura. 4-0, doppietta di Felix Chiesa, Pellegrini e Barellino su rigore. Barellino li mette tutti i rigori. Bene, bene, ragazzi. Allora, abbiamo il Norwich e l'Arsenal. Oggi episodio interessante. Io direi di non perdere altro tempo. Andare contro il Norwich. Ma tra l'altro, ragazzi, Joe Felix, cioè io capisco il potenziale dinamico, ma ieri era 93. Perché adesso è 92? Ma perché? Perché sto gioco è fatto così male quest'anno? Mannaggia, speriamo veramente che l'anno prossimo lo possano sistemare un pochino. Comunque, fuori casa, Norwich Salford. Ho ricevuto parecchie critiche del tipo: ZW, ma con una squadra con 90 giocatori fortissimi, 87 di overall, regen. Come fai a vincere solo 1-0, 2-1 contro queste squadre piccole? Regà, ma è il bello della Premier League, cioè non ci sarebbe gusto altrimenti. Raga, il calcio è così, eh. Guardate che gli overall sono overall, come i nomi sono nomi. In campo esistono gambe, cuore e polmoni. Cioè, non è che uno perché ha i big nomi allora deve vincere per forza. Comunque, partiti, Norwich, Salford. Qui ci regalano subito un pallone, loader in qualche modo per Lautaro, che effettivamente Lautaro si è un pochino spento, sta facendo segnare gli altri, però lui ancora non si è risbloccato. Dico ri perché comunque si era sbloccato subito. Qui acqua e viene intanto, occhio. Pallone dentro, Rice anticipato. Occhio al Norwich, Hakimi, Douglas Luiz ancora per Hakimi, João Félix. Mamma mia, come siamo usciti palla al piede. Declan Rice, Lautaro mi fa il movimento, viene servito, vediamo se riesce ad arrivare il toro. La tocca, però la difesa comunque difende bene. Loro in porta hanno Sportiello, un po' di italianità anche al Norwich. Declan Rice adesso per João Félix. Hakimi sta salendo troppo quest'anno, gioca bene però sale veramente troppo. Occhio ragazzi, c'è una bella occasione, eh. Capovolgimento di fronte, João Félix, ottimo perché c'è Lautaro in mezzo, si fa vedere anche Declan Rice dentro per Declan Rice che non ne mette. Mamma mia, Declan Rice. Guarda, non ho parole, raga, non ho parole. Avevamo messo Mount lì, quella lì era la sua mattonella. Comunque ancora João Félix, quest'anno ottimo João Félix. Douglas Luiz. Per Lautaro che si gira! Lautaro! Eccolo! Il toro! Mi avete suggerito. No, ho sbagliato tasto. Vabbè, mi avevate suggerito l'esultanza. Prossimo gol, se mai ci sarà, cercherò di farla. Si è sbloccato di nuovo! Il toro Lautaro Martinez! Eccola qua! Grande João Félix che appunto ne stavo parlando bene. Quest'anno sta giocando un ottimo calcio, ma ha sbagliato il 29, eh? Ha sbagliato il difensore 29 che è uscito proprio diretto, è uscito male. Quinto gol in Premier, 0-1. Hakimi, porta palla, ancora Hakimi. Attenzione, non c'è nessuno. Allora Hakimi, va da solo. Hakimi! L'anno scorso non era così offensivo, eh. Io me lo ricordo, non era proprio così offensivo. Eccolo ancora Hakimi, che prova ad andare. Supera ancora l'uomo.
Hakimi, la finta, Lautaro, dentro per Lodar. Lodar, fatti vedere Lautaro, eccolo! E no! Che palla che mi ha preso! Peccato, ragazzi, perché lì Lautaro lo faceva, eh. Ok, adesso il Norwich, ragazzi, De Paoli in corso, pallone che rimane ancora lì. Bravo Pierino, in qualche modo, via sta palla. Ottimo, ottimo. Fine primo tempo, 0-1 Salford. La stiamo gestendo bene questa partita. Potevamo fare anche comunque il 2-0, però sono stati bravi loro in difesa. Dobbiamo chiuderla. Dobbiamo chiuderla, abbiamo già visto quello che succede. Quindi proviamo ad attaccare tipo pesantemente in questi primi minuti del secondo tempo. Hakimi, occhio perché c'è Joe Felix, viene visto. Joe Felix aspetta l'inserimento di Rice. Rice! Madonna mia. Ancora Hakimi, ferma tutto. Douglas Luiz, il triangolo chiuso con Joe Felix. Lautaro deve toccarla. Zimmerman, questa volta esce bene in anticipo su Lautaro. Vediamo invece adesso il Norwich, capovolgimento di fronte con Campuzano. Deve uscire Eder Militao, non facciamolo andare al tiro. Occhio! Surridge! Gol del Norwich, gestita male. Ragazzi, contropiede del Norwich. Pierino esce alla pazza. Poi Eder Militao non può fare nulla. Pensavo fosse in fuorigioco Surridge, invece no, pareggio del Norwich. Danny Loder si è visto poco, dentro adesso per Lautaro. Non ci credo! Che palle ste traverse! Aveva fatto una magia Lautaro! Dallo! Loader! È buonissima! Loader! Loader! 2-1, azione capolavoro del nostro Salford! Fatemi fare subito il cambio. Voglio inserire Santini al posto di Declan Rice. Perché comunque dobbiamo fare questo cavolo di gol. E poi. Ah no, ma Nelson! Nelson al posto di Joe Felix! Ma perché? Ma Joe Felix ha il potenziale dinamico dinamico. Cioè lui cresce durante le partite. Adesso è 93, prima era 92. 2-1 ragazzi intanto, questa è la cosa più importante. Belli capelli Douglas Luiz per Lautaro. Buonissima questa azione. Attenzione, ancora Danny Loader. Aspetta la sovrapposizione di Belli capelli che viene fermato. Peccato. Adesso il Norwich però non ci sta. Sarridge, ancora Sarridge. Ma questo qui chi è sto Sarridge? Parte Van Bissaka che è svenuto. Cioè, l'ha stoppata con la mano. Il pallone gli è andato sul piede. Come cazzo è successo? Ragazzi, l'avete visto? Pallone che gli sbatte sulla spalla e va giù perpendicolare sul piede. Proprio perpendicolare perfetto. Tutto da rifare. Poi chiedetemi perché le partite sono tutte più o meno così difficili. Evian. Per dargliela! Qui il Norwich, ragazzi, rischia addirittura di farci il terzo. 85 sul cronometro. Nelson. Per Lautaro, corri Loader! Corri Loader! Corri Loader! Corri Loader! In area di rigore, Loader, attenzione, c'è Lautaro che si fa vedere il pallone Zimmerman. Douglas Luiz colpisce quella palla. Vabbè, vabbè. Nelson la lascia scorrere, è fresco come una rosa. Nelson, attenzione, Nelson, entra in area. Nelson, tutto solo, può andare al tiro, lo fa! Ma che parata di sportiello! Ma che palle, ragazzi! Nelson ancora traversone. Pierino, Surridge! Surridge! L'odio! Ultimo corner, Evian dentro. Pallone che rimane lì. Nelson, forse una delle ultimissime occasioni. Nelson prova a spingere, non la perdere. Nelson, Nelson. Ma perché si è messo in mezzo a Kimi? Che palle sto gioco! Ma poi cos'è il fallo? Ma che cazzo è successo? Ma che è successo veramente? Fammi chiamare. Hakimi? 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 Hakimi, rigore! Rigore, fischia! Fischia, maledetto, era rigore! Era rigore! Come faccio a non incazzarmi con questo gioco? Come faccio a non incazzarmi, raga? Cioè, davvero? Contro le sue squadre piccole? Sempre la stessa cosa? Io voglio rivederlo, stop! Cioè, com'è possibile? Come? Il pallone che gli sbatte addosso e gli finisce sul piede e lui lo stoppa. Un pallone che ti arriva addosso sulla spalla non ti finisce nel piede, non cade dritto. Comunque ragazzi, partita contro il Ghent di Champions League. Adesso vediamo perché vorrei far esordire Luca Matarese che se lo merita. Joe Felix torna a 92. Io questo gioco veramente ragazzi fa vomitare, vomitevole. Questo gioco è veramente vomitevole. Quest'anno troppi bug, appena finisce questa carriera faccio un video dove veramente faccio vedere tutti i bug di questo gioco di merda. Quest'anno ce lo hanno rovinato FIFA. Comunque, dicevo, facciamo un po' di cambi. Allora, Santini torna a titolare con Douglas Luiz. Poi vorrei mettere titolare Tezze al posto di Van Bissaka. E poi vorrei mettere titolare l'Italian Stallion Matarese per fargli fare l'esordio.
Ma poi anche Nelson. Anche Nelson. Nelson era 87 e ora 86. Vabbè, Andiamo avanti. Questa è da vincere, ragazzi. Siamo fuori casa. Il Ghent di sicuro ci tratterà abbastanza male in casa loro. Però dai, quando siamo andati in Croazia contro la Dinamo Zagabria, ne abbiamo fatte 4. Purtroppo abbiamo perso con un tiro, due gol contro il Bayern Monaco. Ma qui, ragazzi, contro il Ghent dobbiamo vincere almeno 2-0 secco proprio per far capire, ragazzi, che ci siamo. Eccolo! L'esordio per l'Italia Stadium, per il capitano Luca Matarese. Esordio anche per Santini da titolare, se non erro. Tezze comunque aveva già esordito da subentrato. Bene, partiti, ragazzi. Ghent, Salford. Vedo già un Paredes. Sembra abbastanza carino. Petkovic. Vabbè, diciamo che anche loro hanno una squadra discreta. Dala, questo Gelson Dala, ragazzi, lo vedo come un giocatore tipo super buggato. Lo vedo come un infame 2.0. Belli capelli, intanto, attenzione, c'è l'Italian Stallion che viene visto, però belli capelli, non si è capito cosa volesse fare. 1-0 Ghent al nono. Voglio farvi vedere il gol, ragazzi. Ma Ramos, periodo di condizione mostruoso. Io non gli ho detto di uscire. Io non gli ho detto di uscire, poi Santini ovviamente è alto 1,66. Ma io amo Ramos, raga, cioè veramente, non gli ho detto di uscire. È uscito a valanga. Però comunque dai, siamo in Champions, queste cose dobbiamo aspettarcele. L'importante è far vedere che comunque siamo forti e possiamo ribaltare questo risultato. Loder, Lautaro adesso, porta palla, c'è Loder che si fa il movimento, attenzione Lautaro, Lautaro sta per entrare in aria, fallo! È brutto questo, eh. Vediamo se ci sarà calcio di rigore. Mi sembra dal limite però, mi sa più una punizione dal limite. Peccato per una questione veramente di millimetri. Calcio di punizione a Quevien dai 18 metri. Io direi di provare uno schema a questo punto. Vediamo un po'. Pallone su a Quevien, va la botta. Niente. Però attenzione perché ce l'ha ancora lì, eh. E sappiamo tutti che riesce ad andare a tiro a giro facilmente. Santini qui in mezzo a due. Ancora Santini, Pedar Santini. Occhio, Santini prova a sfondare ma il Ghent si mette davanti. Hakimi. Eccolo qui, Italian Stallion. Che prova subito a puntare l'uomo. Non passa il pallone. Hakimi. Hakimi, attenzione. È un buonissimo contropiede. C'è anche Lautaro. Hakimi la tocca proprio per il Toro. Lautaro Martinez. Pallone bruttissimo. Ma che lo stesso riesce ad arrivare su Lautaro. Sbaglia questa volta il Toro. Che poi veramente, ragazzi, cioè, che sfiga abbiamo avuto. Pallone di Hakimi raso terra. Dato che piove, il gioco fa stoppare il pallone proprio di netto. Santini, intanto, ci prova dal limite. Vediamo se Matarese riesce a toccarla. No. Non ci... No, vabbè, così no. Ragazzi, veramente così no. Ragazzi, veramente così, veramente no. Così no, Maramos. Io non so più cosa fare quest'anno. Come fa? Cioè, era raso te... Era pianissimo, col piede lo paravi. Non ho parole, ragazzi. 2-0 Ghent. Paredes e Petkovic. Lautaro adesso prova a fare almeno il 2-1. Va giù in aria. No, si è pure infortunato. Si è pure infortunato Lautaro. Boh, cioè, stanno succedendo troppe cose strane. Lo state vedendo anche voi, ragazzi, eh. Lo state vedendo anche voi. Lautaro, per fortuna, non è infortunato. Ma ragazzi, però, fuori le palle! Oh! Siamo in Champions, contro il Ghent! Fuori queste cazzo di palle! Santini, eccolo qui, Lautaro. Il pallone che non passa, Loder non arriva. Andiamo in pressing! Pressing alto, ragazzi! Pressing, pressing. Altro che pressi, che qua mi fanno il 3-0, regà. Esci! Moramos! Basta! Vai, Danny! Vai, Danny! Vai, Danny! Non sbagliare! Non sbagliare! Ma no, perché? Non ti avevo detto di... Gioco di merda! Avevo fatto il tiro, avevo fatto! Perché se l'è portata avanti? Perché se l'ho portata avanti? Avevo fatto il tiro! No, ragazzi, scusate veramente, ma quando è troppo è troppo. Quando è troppo è troppo. Lo state vedendo, lo state vedendo. Sembra che il gioco abbia veramente messo un'altra modalità. Un'altra modalità. Mi sembra di stare giocando ad Ultimate Team, raga, ve lo giuro. Dagli, vai Lautaro. Vai Lautaro. Vediamo se almeno stavolta lo possiamo fare. Raga, ho rotto il mio primo joystick. Poi non è rotto, però. Non mi era mai successo di ridurre un joystick così. Meno male che c'ho il cavetto. Loader, non la devi sbagliare. Mi avete detto tutti di metterla in bassa a destra. Oh, per Dio! Prendi quella cazzo di palla! Incredibile, riusciamo a far gol su rigore, ragazzi. Veramente incredibile. Veramente incredibile.
Veramente incredibile. Io chiedo scusa a tutti quanti per le mie reazioni, ma mettetevi nei miei panni. Cioè, sono successe e stanno succedendo cose veramente disumane. Io non gioco ad Ultimate Team proprio per questi motivi, perché per me giocare a FIFA deve essere un modo per rilassarmi. E gioco a carriera proprio per questo motivo, e quest'anno l'hanno veramente rovinata, l'hanno uccisa la carriera. Douglas Luiz adesso. Italian Stallion, accelera, attenzione, Matarese prova ad andare lui, c'è Lautaro che viene visto, Lautaro Martinez, dagliela che c'è Loader, Danny Loader, in aria, toccala, porco Maximenko. 74 ragazzi, è il momento di fare dei cambi, è il momento di fare dei cambi, fuori Matarese, dentro João Félix 93, poi dopo finisco ed è di nuovo 92, che gioco. No, 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 ragazzi. Ma che. No, 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 non gioco più. Dopo questa partita, ragazzi, l'episodio finisce. Guardate, guardate. Recupero il pallone con Teze. Recupero il pallone con Teze. Faccio il passaggio. Che cazzo è? Faccio il passaggio normale. Proviamo un passaggio normale. Perché mi fa sto passaggio di merda? È la pioggia? È la pioggia? La pioggia fa fare questi passaggi? Dagli, che c'è Lautaro. Dai ragazzi, contro script, l'abbiamo sempre detto, Lautaro Martinez. Lautaro, il toro! Contro lo script! Contro qualsiasi cosa! Contro qualsiasi cosa, ragazzi, contro qualsiasi cosa! Il toro la mette lì, due pari. Loader e Lautaro, doppia L, 81esimo sul cronometro. Andiamo a riprenderci sta partita. Santini, c'è João Félix che viene visto in aria. Ma di nuovo me l'ha fatto di nuovo. Io volevo tirare e se l'è messa ancora avanti. Avevo tirato, raga, ve lo giuro su Dio. Lautaro, Lautaro! Maximenko, io avevo tirato, ve lo giuro sulla Madonna, veramente. Avevo tirato e João Félix se l'è portata avanti e poi ha tirato. Non mi ha ascoltato come prima Loader. Rice comunque, traversone. Maximenko. Declan Rice, porta palla, attenzione, c'è Nelson, Nelson, dalla, dentro! No! Dai, come fai? No! Lautaro, c'hai 95 di testa! Come fai? Ditemi che sto gioco è veramente uno scherzo, ditemi che sono su scherzi a parte, ditemi che sono su scherzi a parte, ditemi che sono su scherzi a parte, veramente. Veramente, ragazzi, non mi arrabbio, ditemi che sono su scherzi a parte, che la EA ha una telecamera qui da qualche parte che vuole farmi incazzare perché io non ci credo. Io non ci credo, ne sono successe veramente di ogni. Ne sono successe veramente di ogni. Io mi schifo a fare questo gioco. Io mi schifo. Per me non è possibile. Per me non è possibile. Yay, guardati questo cazzo di video. Yay Sports, guardati questo video. Quanto ha fatto il Bayern? 3-1. Qui ragazzi dobbiamo puntare al secondo posto. Per forza, altro che qualificarci da primi. Secondo posto. Io col cazzo che la gioco questa con l'Arsenal, ragazzi, mi dispiace. Mi dispiace, ragazzi. Io volevo portarvi le tre partite. Da parte mia c'è tutto e tutta la voglia di fare, di dimostrare. Però, ragazzi, mettetevi nei miei panni. Io non posso permettermi di andare a buttare un girone di Champions. Non posso permettermi di andare a buttare un girone di Champions per le cose che sono successe. Venitemi a dire che sono io. Venitemi a dire che sono io che sono scarso. Le avete viste le cose? L'avete visto le cose che sono successe? Guardate, João Félix, 92! 92, João Félix! 92, João Félix! Che gioco di merda quest'anno! Ragazzi, io vi saluto, scusatemi veramente per tutto, scusatemi per lo sfogo, scusatemi, scusatemi. Non è quello che voglio farvi vedere, ma questa carriera è senza filtri. Io voglio essere il più reale possibile, non mi voglio vietare di fare nulla in questa carriera, quindi mi vedrete così per come sono veramente, mi vedrete così per come sono veramente. Mi dispiace se qualcuno si potrà scandalizzare, ma ragazzi, mettetevi nei miei panni. Non mi era mai successo di far saltare il pezzettino al joystick, mai, ve lo giuro, raga, mai, 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 mai successo. Sono riusciti a farmi rompere un joystick. 4 punti, il Bayern Monaco a 9. Dobbiamo lottare per il secondo posto, poi chi potremo beccare? Il Paris, l'Inter, il Lione, il Napoli, che comunque pure nel girone della morte è primo.
Il Milan, l'Atletico Madrid. Vabbè, oh raga, io ringrazio ancora tutti gli abbonati al mio canale. Vi ricordo che avete qua sotto il link, trovate anche il pulsantino con scritto abbonati. Mi fa male la testa veramente per quanto mi sono incazzato e mi dispiace perché FIFA è l'unico gioco che amo veramente. E trattarmi male anche la carriera allenatore, io non faccio Ultimate Team perché mi fa schifo lo script. Trattarmi male anche la carriera allenatore mi fa veramente stare così, ragazzi. Mi fa stare a pezzi. Perché io ve lo ripeto, io voglio fare una carriera per rilassarmi, per giocare insieme a voi. Queste cose non erano mai successe. Raga, faccio carriere dal 2012, da FIFA 12. E da piccolino facevo almeno 30 carriere all'anno, da piccolino. Poi ovviamente con YouTube piano piano ho rallentato. Però vi giuro che da FIFA 12, FIFA 13, 14, 15, mai avuto un problema alla carriera, mai avuto un cazzo di problema. Magari era monotono, ok, ma mai avuto un problema di questo tipo. L'unico problema, sapete qual era? Era tipo i giocatori che, boh, magari i regen, invece di nascere con 17 anni, nascevano con 54 anni. Però non è possibile che quest'anno i bug siano oltre che fuori siano anche in game, perché sono successe cose assurde, non mi venite a dire che lo script è la percezione del player. E non mi venite a dire soprattutto che non esiste la difficoltà che va ad aumentare durante la partita. Non me lo venite a dire. Perché ragazzi, contro squadre che magari tipo abbiamo fatto 70 minuti dove non li facevamo andare in porta, poi magari cazzo ne so, fanno un contropiede e da quel contropiede iniziano a diventare devastanti, tipo la difficoltà diventa ultimate, 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 e io non ci posso fare nulla, non ci posso fare nulla. Se metto le slides cosa succede? Non succede un cazzo, non cambia niente. Cosa succede? Che gioco con le slides e perdo la mia sfida. Cosa succede? Succede questo. Ma a me ne frega un cazzo, devo mettere leggenda? No. Mi farò il sangue amaro. Ma combatterò fino alla fine, ragazzi. Il pareggio è lo stesso arrivato. Il pareggio è lo stesso arrivato. E pareggiamo anche in Premier. Però non perdiamo. Fanculo in FIFA.